Betty Friedan o Elizabeth Betty Naomi Goldstein è stata un'attivista femminista, una saggista e una giornalista statunitense, ma soprattutto è stata una teorica femminista, nata per l'appunto negli Stati Uniti d'America nel 1921. Si è laureata in psicologia allo Smith College e ha ottenuto una borsa di studio sempre in psicologia all'Università di Berkeley. Si è poi sposata nel 1947 con Carl Friedan, da cui ha ottenuto appunto poi il cognome Friedan e con cui ha avuto tre figli tra il 1948 e il 1956. In questo periodo Betty Friedan ha lavorato come freelance per alcune testate giornalistiche e si è dedicata soprattutto al lavoro di cura e al lavoro domestico, appunto di casalinga. A partire dal 1957 Betty Friedan ha iniziato a lavorare al suo quello che è considerato essere il suo capolavoro, il manifesto femminista del femminismo bianco americano di seconda ondata, pubblicato poi nel 1963 e intitolato La mistica della femminilità. Nel corso della sua vita Betty Friedan non ha solo scritto insomma altre opere, ma si è dedicata anche all'attivismo femminista. Infatti ha cofondato alcune organizzazioni come la NAO, la National Organization for Women, di cui è stata anche la prima presidente, e anche altre organizzazioni come la National Women's Political Caucus e la National Association for the Repeal of Abortion Laws. Tutte queste organizzazioni, tutte queste diciamo associazioni femminili combattono ancora oggi, a volte sotto altre denominazioni, per i diritti delle donne, combattono contro la discriminazione di genere sul lavoro, il gender pay gap, combattono per l'indipendenza economica delle donne, il loro diritto all'aborto e alcune di queste anche per l'approvazione, la ratifica dell'ERA, l'Equal Rights Amendment alla Costituzione americana. Betty Friedan è morta nel 2006 all'età quindi di 85 anni. Bisogna situare Betty Friedan all'interno del suo contesto storico. Bisogna capire l'importanza che ha avuto Betty Friedan con le sue opere, con il suo attivismo all'interno del femminismo americano, dei femminismi americani anzi. Basti pensare, per comprenderla, basti pensare che dal punto di vista accademico, quando ci si occupa della periodizzazione della seconda ondata femminista americana, si tende a farla iniziare questa ondata o dal 1963, anno della pubblicazione, come abbiamo detto, della mistica della femminilità di Betty Friedan, o dal 1966, anno della fondazione ad opera di Betty Friedan e altre della NAO, la National Organization for Women. Quindi entrambe queste tappe che diciamo danno inizio alla seconda ondata femminista americana riguardano Betty Friedan. Ecco quanto è importante Betty Friedan. Certamente va operata però una specificazione. Betty Friedan ha dato un contributo sostanziale al femminismo americano, ma parliamo della rinascita, della riemersione appunto per la seconda ondata di movimenti femministi americani
italiani bianchi. Perché? Perché Betty Friedan si rivolge alle donne bianche eterosessuali della classe media e della classe medio-alta. Proprio queste donne, numerose le scrivono dopo la lettura della Missiva della femminilità, le scrivono per ringraziarla perché si sono riviste nella descrizione fatta da Betty Friedan della loro condizione che in realtà proprio in quel periodo era anche quella della stessa Betty Friedan. Per quanto concerne il maggiore successo editoriale di Betty Friedan, quindi La mistica della femminilità, ecco, questo possiamo dire che è un libro, un volume che è il frutto di una sorta di rapporto di Betty Friedan, stilato appunto da lei a seguito dei risultati ottenuti da un questionario da lei creato e da lei sottoposto alle sue ex colleghe del college, della sua stessa classe, la classe del 1942. Ma che cos'è La mistica della femminilità, o mistica femminea che dir si voglia? La mistica della femminilità è quella concezione patriarcale della donna, culturalmente diffusa e ovviamente interiorizzata dalle donne, nata per la paura della cosiddetta mascolinizzazione delle donne a seguito non solo della prima ondata femminista, ma appunto di quell'iniziale emancipazione, una maggiore istruzione e quell'inizio di rivendicazione di parità di diritti, di carriera. Ecco, la mistica della femminilità in particolare definisce, identifica la donna con il suo ruolo di genere, di madre e di moglie, casalinga che si occupa del lavoro di cura e la cui massima aspirazione, diciamo la cui missione di vita è evidentemente l'adempimento alla propria femminilità. Che secondo Betty Friedan, femminilità che è composta da una triade, quindi è la passività sessuale, il rispetto del dominio maschile e poi ovviamente l'amore materno. Ecco, la glorificazione culturale di questa mistica della femminilità cosa fa? Va ad opprimere queste donne e le opprime a tal punto da creare un disagio, un senso di frustrazione, di depressione, quello che Betty Friedan chiama il problema senza nome, che non è altro che il problema di identità di queste donne. Ecco, questa narrazione culturale distorta di queste donne non solo le coinvolge in pieno, ma appunto alimenta questo annui domestico sino a tal punto che queste donne diventano poi le principali consumatrici, o meglio, diventano principalmente consumatrici. E questo significa che diventano il primo target del capitalismo americano. Le soluzioni, secondo Betty Friedan, a questa condizione di queste donne, sempre ovviamente a cavallo tra gli anni 50 e 60, sono di natura individuale, quindi il rigetto individuale da parte di ciascuna singola donna della mistica della femminilità, di ottemperare ai doveri che impone questa mistica. E dall'altra parte la soluzione è di natura statalista, quindi prevede un intervento dello Stato attraverso delle misure per agevolare, insomma, il welfare e dare degli incentivi per l'aumento dell'occupazione femminile.
La mistica della femminilità non è l'unica mistica teorizzata da Betty Friedan, perché Betty Friedan nel 1993 pubblica un altro volume, The Fountain of Age, in cui parla della mistica della vecchiaia, che è una mistica che in realtà deriva assolutamente dalla mistica della femminilità. Che cos'è la mistica della vecchiaia? È sempre quella concezione patriarcale della donna, che non è solo diffusa da un punto di vista culturale, appunto strettamente culturale, ma anche da un punto di vista medico, secondo cui soprattutto la menopausa, ma indicativamente l'invecchiamento, l'età veneranda per una donna non rappresentano soltanto un punto di declino fisico e psicologico, ma segnano la sua inutilità nella sfera privata e pubblica. Perché dico che la mistica della vecchiaia deriva direttamente dalla mistica della femminilità? Perché abbiamo detto che nella mistica della femminilità la donna viene associata al suo ruolo riproduttivo e in realtà anche relazionale. Ecco, nel momento in cui c'è la menopausa e quindi viene meno questo ruolo riproduttivo, è chiaro che la donna sia del tutto inutile, o almeno considerata tale. Ovviamente Betty Friedan respinge assolutamente la mistica della vecchiaia, oltre che quella della femminilità, come abbiamo visto, anzi crede che la verità stia esattamente dal punto di vista opposto, cioè l'invecchiamento, la menopausa e oltre donano alla donna la definitiva liberazione di cui aveva bisogno. Perché? Perché la liberano da quelle costrizioni, da quelle prescrizioni sociali e biologiche in cui è stata imprigionata per tutta la sua vita.